Gli UFO rappresentano un problema che solo oggi la scienza sembra maggiormente disposta ad affrontare come materia di studio. Ascoltiamo in proposito il parere di un ingegnere nucleare americano, Thomas Burdon, le cui ricerche si concentrano sulla biologia gravitazionale, una nuova biofisica. Un certo numero di persone ha avuto episodi piuttosto inusuali nella propria vita, che variano da esperienze di contattismo ad esperienze paranormali, parapsicologiche, religiose, mistiche e via dicendo. Naturalmente un numero consistente di persone è solo incuriosito da simili esperienze, che però non ha potuto provare personalmente. Ciò che accade a chi vive direttamente questo tipo di esperienze, per fare un'analogia, è una sorta di lavaggio del cervello. Ci hanno insegnato sin dalla primissima infanzia che la realtà è una, è un blocco unico, un universo meccanico. Funziona come un orologio. Gli dai la carica e quello va in un certo modo. Alcune leggi entrano in funzione e tutto è completamente meccanico e robotico. Questo è falso. La realtà è assolutamente plastica. Con Whittaker si è dimostrato che la realtà si può progettare e renderla ciò che si vuole. Puoi tirarne fuori un paradiso o un inferno. Perciò abbiamo a che fare con un universo dalle molte dimensioni. La nostra è una realtà iperdimensionale. Osservando un angolo ne distinguiamo la lunghezza, l'ampiezza e l'altezza. Altre dimensioni rimangono celate ai nostri occhi. La moderna fisica teorica se ne sta facendo un'idea. In tutto il mondo, i piloti civili e militari hanno costantemente raccontato di aver vissuto nei cieli le più strane esperienze, compreso il contatto con gli UFO. Il 19 settembre del 1979 in Germania, un UFO seguì un apparecchio militare. Ecco un primo piano dell'oggetto. Nel 1954 questo bombardiere B-52 Canberra stava sorvolando la base aerea Edwards in California quando vicino al velivolo venne avvistato un UFO. Il riquadro evidenzia l'ingrandimento dell'oggetto. Molti piloti di caccia bombardieri si sono trovati faccia a faccia con i colleghi di un'aviazione sconosciuta. Giugno 66, il pilota americano Williams fotografa a 12.000 piedi, circa 3.700 metri, questo UFO nei cieli dello Utah. Questa fotografia sarebbe stata scattata da un apparecchio in volo sopra il Venezuela, ma l'immagine è piuttosto controversa. Senz'altro più importante risulta questa ripresa filmata durante un volo sperimentale del Concorde della British Airways nel giugno del 1976. Come si noterà, sul fianco del Concorde appare un piccolo UFO, una sonda di dimensioni molto ridotte. Dopo aver compiuto intorno all'aereo delle manovre che indicavano un controllo intelligente, l'UFO si è allontanato ad incredibile velocità. L'intero equipaggio ha assistito alla scena. Rivediamo le immagini al rallentatore, e se appaiono inequivocabili. Fra i più interessanti filmati c'è quello girato a bordo di un aereo di linea da una passeggera, Jane Oldfield, il 2 aprile 1966, mentre l'aereo si trovava a 9.000 piedi, circa 2.700 metri, sopra Stafford, in Inghilterra. Le immagini mostrano un veicolo di forma ellissoidale, con impennaggi che sembrano mutare assetto ed accelerare al di là di ogni ragionevole comprensione. Questa fotografia è stata scattata il 7 febbraio del 1979 all'aeroporto di Zurigo, mentre un UFO splendente immerso in una luce brillante appariva di fronte all'aereo. Hans-Georg Schmidt, un pilota delle linee aeree svizzere, il 4 aprile del 1977 ebbe un incontro ravvicinato in volo. Improvvisamente Schmidt vide un oggetto muoversi rapidamente verso il suo aereo e fermarsi a circa 3 miglia, brillando intensamente per poi sparire di nuovo altrettanto velocemente. I radar di terra civili e militari che stavano monitorando i movimenti dell'oggetto informarono il pilota che l'UFO si era spostato ad una velocità 5 volte superiore a quella del suono. Il 4 gennaio 1988, alle ore 21, il capitano Dewey Stahl notò una luce nel cielo proprio di fronte a lui, un globo luminoso che sembrava scendere di quota per poi iniziare a volteggiare da un lato all'altro dell'aereo. Qui presentiamo dei moduli di avvistamento UFO riservati ai piloti civili, i quali devono debitamente compilarli per i rapporti ufficiali, ma che sono da non divulgare. Questo filmato, probabilmente risalente agli anni 60, evidenzia il movimento erratico di un oggetto discoidale con cambi di velocità e di direzione quasi istantanei. Le riprese sembrano autentiche.
L'oggetto infatti compie le sue manovre prima che la cinepresa abbia il tempo di seguirne gli spostamenti. A tutt'oggi nessun velivolo terrestre è in grado di prestazioni di questo tipo. Questa è la più completa versione disponibile del famoso filmato di Catalina. Il 15 aprile 1966, Lee Hansen, fotografo professionista, mentre effettuava delle riprese da un elicottero per conto della Marina americana, ha filmato queste immagini di un oggetto volante sull'isola di Catalina, in California. L'UFO, privo di ali o di derive di coda, misurava una decina di metri di diametro e si muoveva a circa 150 miglia all'ora. L'ingrandimento ne mostra la forma discoidale. Questo filmato, girato il 23 luglio 1963 da James Waters, mostra il velocissimo passaggio di un UFO nel cielo del Colorado, immediatamente seguito da un secondo UFO. Le immagini a rallenti ad un dodicesimo della velocità originale consentono di inquadrare meglio i due oggetti, le cui performance sono indubbiamente straordinarie per qualunque aeromobile terrestre di ieri come di oggi. Sul finire del 1978 i piloti e gli operatori radar della zona di Wellington in Nuova Zelanda furono testimoni di un numero record di avvistamenti UFO. Il 30 dicembre, poco prima della mezzanotte, il giornalista Quentin Fogarty e una troupe televisiva salirono a bordo di un aereo Argosy diretto a Christchurch. Subito dopo il decollo, il radar di terra informava Fogarty che il loro velivolo era seguito da numerosi UFO. Durante i 50 minuti di volo, gli UFO entrarono nel campo visivo dell'Argosy. Uno degli oggetti fu filmato da un operatore. L'equipaggio descrisse l'oggetto caratterizzato da una base luminosa e da una sezione superiore trasparente e capace di incredibili acrobazie. In un solo fotogramma del filmato è rimasto impresso uno di quei movimenti. Ogni bambino sogna ardentemente di esplorare l'universo. In lui risiede una consapevolezza inconscia di un universo che è sorgente di vita e della nostra appartenenza a qualcosa che va al di là dei confini del nostro mondo fisico e dell'ambiente che ci circonda. Ogni essere vivente di notte guarda le stelle e si chiede se lassù vi sia qualcosa che possa essere contattato, che ci possa aiutare a capire il mistero e il fine della nostra vita. Gli scienziati hanno iniziato a porsi il problema della presenza di altre forme viventi in mondi paralleli al nostro. Non si può negare che le manifestazioni ufologiche siano spettacolari ed in particolare ad opera di quelle che vengono definite astronavi madre, giganteschi oggetti cilindrici o sigariformi avvistati in tutto il mondo. Non sono molti i filmati di questi oggetti, ma alcune eccezionali riprese ne testimoniano l'esistenza, come in questo caso. L'oggetto si librava a bassa quota nel cielo della Germania, era il 1980. L'avvistamento ebbe anche testimoni oculari, i quali riferirono di aver osservato tre piccoli oggetti fuoriuscire dall'astronave madre, le cui dimensioni furono stimate in non meno di 30 metri di lunghezza. Questa ripresa di una presunta astronave madre sigariforme fu effettuata a Rhode Island, in America, il 3 giugno del 1967. Il tipico movimento a foglia morta descritto dalla nave ricorre spesso negli avvistamenti UFO. L'autore di questa foto è Inaki Osis, che la scattò nel febbraio 1968 da un aereo in volo a 2400 metri. È solo un'ipotesi, ma forse lo stesso oggetto cilindrico fu fotografato in Texas 10 giorni dopo. E nei giorni seguenti un altro UFO rispondente alla medesima descrizione fu avvistato negli Stati Uniti da numerosi testimoni. Penso che siano veicoli pilotati da alieni. E quando dico alieni, intendo alieni rispetto a quello che conosciamo e che è possibile vengano da altri mondi. Ma ritengo altrettanto probabile che appartengano ad altre dimensioni, altre zone temporali, e che perciò non si possa parlare di un unico tipo di essere alieno. Ce ne sono probabilmente molti, tutti appartenenti ad aree diverse. Dai racconti della gente si ottiene una grande varietà di informazioni riferite a forme così tanto diverse, ad aspetti così tanto diversi, che è proprio questo a causare confusione, la loro grande varietà. Francamente, se questi oggetti provengono da altrove nello spazio, allora è ovvio attendersi macchine di tipo diverso, pilotate da forme di vita altrettanto diverse, geneticamente distinte.
Così l'uomo continua a scrutare i cieli con telescopi ottici e radiotelescopi potentissimi che riescono a penetrare l'universo per 15 miliardi di anni luce, osservando e cercando di captare segnali di vita intelligente. Ma l'attesa riguarda, oltre i tecnici e i radioastronomi del progetto SETI, ad esempio, anche milioni di persone che credono possibile un prossimo contatto con visitatori spaziali. Nel 1990, in Russia, una gran folla di gente stava assistendo alle riprese di un video di una nota cantante, quando nel bel mezzo dell'esibizione un UFO apparve improvvisamente in cielo e tutti lo poterono osservare. Gli operatori puntarono prontamente gli obiettivi sull'oggetto, registrando uno spettacolo aereo che durò vari minuti. Anche l'artista smise di cantare per seguire le evoluzioni dell'UFO. Nello stesso anno, il cielo della Russia fu solcato da numerosi oggetti non identificati. Questo, in particolare, un UFO triangolare, virtualmente identico a quelli segnalati sul Belgio e nel resto d'Europa, e che suscitarono grande attenzione ai massimi livelli militari e civili. E che dire di queste riprese effettuate nell'aprile del 1990 ancora in Russia? Un video amatore riuscì a documentare la presenza di questo UFO cilindrico sulla città di Krasnodar, davanti agli occhi di numerosi testimoni. Come dobbiamo porci di fronte a queste manifestazioni sempre più frequenti? Se vogliamo andare alla sostanza del problema, il nucleo, il vero nucleo del fenomeno UFO, è la ricerca, e ne vale certamente la pena. Ad ogni modo, anche se gli scettici possono avere da ridire sul fenomeno UFO, dal momento che liquidano come psicopatiche le persone che hanno avuto incontri, come del resto fanno gli scienziati che trattano gli UFO come una stramberia, noi dobbiamo comunque semplicemente accettare il fatto che esista una piccola percentuale di casi assolutamente autentici che sono alla base del fenomeno UFO. Ed è su questa piccola percentuale che le nostre ricerche devono concentrarsi. Ne varrà la pena. Quando vidi il mio UFO, come amo chiamarlo, dovete pensare che affrontavo una situazione del genere con la tipica mentalità inquisitiva del poliziotto. Perciò le mie prime reazioni furono domande tipo: cosa fa funzionare un oggetto come questo? Come si muove? Come è possibile far arrivare qui una macchina così grande senza produrre il minimo rumore? Perché l'ho vista? Non sapevo dove trovare le risposte. Era molto, molto difficile. La via di uscita non sembrava facile e le domande erano irrisolvibili, eppure dentro di me sentivo che gli eventi stavano incrociando il mio cammino in maniera del tutto naturale. Infatti, appena resi noto il mio interesse per la materia, iniziai a ricevere varia documentazione e poi, dopo il primo incontro ravvicinato, fecero seguito molti altri episodi. Era davvero incredibile. Quelle cose sembravano sapere dove fossi, anche quando non mi recavo lì sulla collina, nel punto della prima volta. Un giorno, ad esempio, guidavo per una strada di campagna, quando all'improvviso una di queste cose era lì nel cielo, proprio al mio fianco, molto vicina. Sembrava quasi il gioco del gatto col topo. Io non provavo nulla, tranne... no, paura no, nessuna paura, perché non ho mai avuto la sensazione che quegli oggetti potessero essere ostili. E così finii quasi per affezionarmici. Continuavo a pensare, che genere di tecnico ha messo insieme una cosa come questa? Perché ero certo che non veniva da qui. Sono passati 50 anni dal primo avvistamento di UFO ufficializzato, quello di Kenneth Arnold. Colpisce il fatto che persone di ogni paese, di ogni ceto sociale, cultura e professione diverse continuano a riferire descrizioni molto simili di questi oggetti, nonostante gli avvistamenti avvengano a migliaia di chilometri di distanza. Le testimonianze più autorevoli sono giunte da astronauti, piloti, scienziati e persino da presidenti degli Stati Uniti come Jimmy Carter e Ronald Reagan, che parlarono apertamente degli episodi nei quali furono coinvolti. Dal 1945 si stima che in tutto il mondo ci siano stati oltre 5 milioni di segnalazioni di UFO.
La maggior parte riguarda oggetti singoli, ma non sono rari gli avvistamenti di formazioni composte da più di due o tre oggetti separati che mostrano un comportamento intelligente e coerente fra loro. Gli avvistamenti sono soprattutto concentrati nelle ore serali, ma come testimoniano queste immagini, sono molti gli UFO diurni che appaiono nel cielo, magari solo per qualche frazione di secondo, per lasciare la loro impronta indelebile nella mente e nel cuore di chi ha visto. Dobbiamo continuare le ricerche. Ripeto, ne vale la pena. Il punto essenziale è la comunicazione con intelligenze extraterrestri. Un giorno tutto questo potrebbe risultare molto più di una semplice gratificazione. Potrebbe infatti garantire la nostra stessa sopravvivenza. Il costante e persistente manifestarsi degli UFO a tutte le latitudini ed in ogni epoca deve riportare il nostro pensiero a quell'energia che l'uomo ha creato e ha cercato inutilmente di imbrigliare. Sono molte e sempre più frequenti le comunicazioni tra di noi e gli extraterrestri e le civiltà di altre dimensioni, altre galassie, altri pianeti. Molti di questi contatti sembrano trattare lo stesso unico tema, un messaggio positivo di aiuto nei nostri confronti. Dicono: vi trovate ad un punto critico della vostra evoluzione. Se abuserete delle leggi del cosmo, distruggendo la fonte di vita, disgregando l'atomo, utilizzandone gli effetti per scopi distruttivi, influenzerete l'ambiente di tutti gli altri vicini cosmici. Noi non possiamo permettere che questo accada. Voglio dire che per gli umani è una follia pensare ancora che qualche governo o una specie aliena proveniente da chissà dove nel cosmo ci salverà da questo dilemma, da questo spreco di forza vitale. Per trovare una soluzione a ciò che fino ad ora non ha trovato risposta, è necessario imparare a comunicare qui, fra di noi, sulla Terra. Non possiamo continuare a creare intenzionalmente materiali radioattivi, quando poi non sappiamo neppure come smantellare quelli in eccesso. Ma un giorno sarà possibile ottenere delle risposte, entrando in comunicazione con civiltà extraterrestri. Forse altre forme di vita intelligente stanno cercando di convincerci che il corretto indirizzo della tecnologia è legato ad un suo uso finalizzato al bene comune. La nostra civiltà deve porsi il problema del presente e del futuro che appaiono dominati dall'uso di una tecnologia sempre più distruttiva. Se ci chiediamo cosa sta cercando di fare realmente per la scienza la tecnologia di oggi, principalmente tenta di sviluppare strumenti sempre più potenti, sempre più piccoli, sempre più economici e sempre più facili da costruire. Ma spingendo questa situazione al limite, dove si va a finire? Ad un punto di non ritorno. Strumenti di una tale potenza da potersi impiegare solo all'interno degli arsenali militari. E sono strumenti miniaturizzati, così piccoli che uno solo, in grado di distruggere la Terra, potrebbe essere racchiuso in una mano. Dico sul serio. Diventano così economici che uno potrebbe costare solo $3,000 e migliaia di persone potrebbero tranquillamente permettersi di comprare 3 o 4 di questi ordigni al posto di una macchina nuova. E sarebbero di semplice realizzazione per centinaia di migliaia di tecnici qualificati, ma privi di scrupoli. Purtroppo a questo scenario reale siamo molto vicini. Potremmo fare veri progressi per risolvere, ridurre, diminuire la disumanità dell'uomo verso i suoi simili e l'enorme pericolo rappresentato dalle armi. Ma se non faremo il nostro dovere, non sopravviveremo alla nostra stessa tecnologia.
Il potere delle macchine ci annichilerà per opera di uomini che hanno perso la propria umanità e finiremo col distruggerci reciprocamente. L'uomo ha il libero arbitrio. Visitatori di altri pianeti possono aver compreso la necessità di vivere in sintonia con le molteplici variazioni dei quattro elementi, della loro energia creativa e delle loro dimensioni più elevate. Noi invece solo ora iniziamo a capire che è su questa più ampia conoscenza del cosmo che deve fondarsi la nuova scienza. Il cosmo è ricco di forme di vita. Ecco il mio approccio. Nella meccanica quantistica, ad esempio, secondo il moderno concetto del vuoto, all'interno di ciò che noi normalmente consideriamo vuoto, appare continuamente una piccola particella, una piccola forma, un piccolo gruppo di particelle che poi quasi istantaneamente scompaiono, così velocemente da non poter essere catturate e misurate singolarmente. Tuttavia, esse sono del tutto reali. Certi esperimenti hanno dimostrato l'effettiva esistenza di queste forme, nonostante appaiano e scompaiano ininterrottamente e a un ritmo sorprendente. E al loro interno appaiono le forme più inimmaginabili. Ogni tipo di essere vivente o di molecola materiale, un'automobile o qualsiasi altro oggetto, appare al suo interno con una determinata distribuzione e una determinata frequenza. Ciò che ne risulta sono quelle che noi definiamo forme fantasma. A ben guardare, siamo in un'area studiata con disagio dalla maggior parte dei fisici della meccanica quantistica, ma che però esiste. Analizzando la situazione, dobbiamo parlare di densità di realtà, di come una cosa sia densa sul piano totale. Quando affermiamo che qualcosa è osservabile, o reale, o fisico, quello che veramente intendiamo dire è che essa è estremamente densa rispetto alle forme fantasma. Ad ogni modo, le forme fantasma sono reali e, in teoria, se si riuscisse ad aggiungere energia a queste forme, sarebbe possibile materializzare qualunque altra forma. Finiamo così nello spazio-tempo, o meglio nella sua porzione temporale. Il pensiero, la mente e lo spirito esistono nel tempo, così come esiste la materia. Pertanto esiste almeno una dimensione comune, se vogliamo trattarla come dimensione, la dimensione tempo. Le forme fantasma sono forme pensiero, in teoria materializzabili. L'energia del cosmo è presente in ogni cosa. È una forza che interagisce con la sostanza della vita e preserva la memoria di tutte le azioni che si disperdono nell'universo. Il campo magnetico di ogni sostanza si fonde e si nutre di questa forza. Di conseguenza, i misteriosi cambiamenti evolutivi che avvengono in un'area possono essere collegati a un'altra area lontana senza che ci sia stato alcun contatto fisico. I risultati raggiunti dal dottor Rupert Sheldrake con la scoperta della memoria della natura abbattono le frontiere che separavano uomo e cosmo, dimostrando che l'uomo fa parte di un'intricata rete di energia e memoria in cui egli non è più prigioniero del proprio concetto convenzionale di tempo. Ritengo la teoria del dottor Sheldrake molto significativa. Sheldrake ha individuato il cosiddetto campo morfogenetico, un campo che genera una forza in maniera graduale e per un lunghissimo periodo di tempo. Esso accumula un antidoto per ciò che è sbagliato in una specie, ad esempio ogni sistema, anzi prendiamo il concetto di base, le parti di ogni sistema, anche separate nello spazio, se vengono poi collegate ad un potenziale quantico, agiscono insieme come se fossero parzialmente riconnesse a uno stesso sistema locale, e cioè come non fossero separate.
Le implicazioni per la fisica sono entusiasmanti perché la fisica sta entrando in una dimensione più profonda e fondamentale rispetto alla fisica attuale. E poiché non si può prescindere dal campo morfogenetico, questo rappresenta un impulso che porterà i fisici a indagare i suoi meccanismi. Giunti ad accettare il concetto di campo morfogenetico, agli occhi dei fisici si schiuderà la prospettiva di una nuova fisica, molto più essenziale, che può essere utilizzata per migliorare la vita di tutti. È questa l'importanza del lavoro del dottor Rupert Sheldrake. Siamo legati alla coscienza dell'universo attraverso ogni azione e ogni pensiero. Questo crea una forza che governa la nostra evoluzione oltre lo spazio e il tempo. Sono un biologo. Le mie ricerche sono orientate verso la comprensione dello sviluppo delle piante e degli animali, a partire dall'embrione e dalla nascita. Dopo molti anni di lavoro, sono giunto ad un interrogativo più ampio. C'è una memoria nella vita? Penso ad un'eredità biologica che coinvolge un tipo di memoria, come accade per il patrimonio genetico di un organismo, ereditato da una memoria collettiva del passato di quella specie, una memoria genetica collettiva. Ciò dipende dal sistema di risonanza morfica. Esso si riscontra in un singolo animale, che evidenzia una particolare capacità in un certo luogo, mentre la stessa capacità si evidenzia più velocemente in altri esemplari della stessa specie, ma sviluppati in un altro luogo. Questo è il principio della risonanza morfica. Di una memoria nella natura e nella sua forma più generale, il principio si applica ugualmente nei regni della fisica e della chimica, suggerendo che le cosiddette leggi della natura, le loro regole, vanno viste più come abitudini di comportamento che come leggi fisse ed eterne. Stiamo superando il concetto matematico dell'universo. Stiamo andando verso spazi e tempi senza limiti. Il tempo è un'illusione. Il tempo si schiude in un arco infinito, dove il passato e il futuro corrono a perdifiato verso il presente e non rappresentano solamente l'origine di una coscienza che va oltre la nostra. Ma da essi si forma la vita di questo, come di altri pianeti e di altre galassie, alcune delle quali possono ospitare esseri più avanzati di noi. In tutte le grandi opere che hanno narrato la nostra storia e che hanno appena sussurrato qualcosa della nostra preistoria, viene suggerito che costantemente dalle ere primordiali sono avvenute visite di altre creature che hanno inseminato la nostra specie e ne hanno accelerato lo sviluppo. Per contribuire alla comprensione di chi siamo e come dobbiamo vivere e dell'importanza dei nostri pensieri e delle nostre manifestazioni, non solo per noi stessi, come piccoli gruppi, ma in quanto pianeta, facente parte di un agglomerato abitato all'interno dell'universo. Noi siamo in grado, essendone stati capaci per molto tempo, di comunicare con quelle specie. Adesso abbiamo l'opportunità di far nascere concretamente un legame con loro e abbracciare quello che ci possono offrire e insegnare. Non solo sulle leggi della materia e sulle sue manifestazioni, su mondi invisibili che divengono mondi visibili, ma anche sull'idea di radiazione verso il posto che occupiamo nell'universo. Anche noi, tuttavia, abbiamo qualcosa da offrire loro. L'esperienza umana è unica. È ciò che noi chiamiamo il pianeta del cuore. Noi abbiamo un corpo emotivo. Esiste fra noi un legame divino e anche spirituale che ci parla della fonte di vita e dell'energia della forza vitale stessa. È proprio per questa energia unica
Un'energia emotiva e spirituale che proviene da noi stessi, che attiriamo in questa parte della galassia numerose civiltà e forme di vita intelligente, che attraverso il contatto con noi assimilano ciò che abbiamo appreso dall'espressione dell'energia vitale. Noi rappresentiamo solo una tra le infinite specie ed espressioni di vita. Più amplieremo la nostra coscienza, più potremo incontrare altri esseri viventi altrove, o mutare, o determinare l'evoluzione della nostra specie verso un'ottava armonica superiore. Non solo sopravvivendo su questo piccolo pianeta, ma chissà, sopravvivendo in un futuro prossimo, come ospiti di altri pianeti o di altre galassie. Il problema del contatto è di essenziale importanza. Lo è anche per quei governi che di contatto con esseri extraterrestri se ne intendono davvero. È ciò che affronteremo nel nostro prossimo appuntamento, analizzando il tema degli incidenti UFO.